Buongiorno amici di Passione Dolomiti, sono Sara, mi trovo a Cortina e come potrete notare ho il fiatone perché sto facendo un po' di sport, nello specifico sto facendo un giro per il fondo. Oggi vi porterò con me in mezzo ai nostri boschi per farvi vedere le piste che circondano la nostra bella Cortina. Seguitemi! Come potete vedere, oggi la giornata è splendida, il cielo è azzurrissimo e saranno alcuni gradi sopra lo zero. La giornata perfetta per fare movimento e anche una bella sudata. Il nostro comprensorio è molto ampio, è lungo circa 70 km e dispone di piste per tutte le difficoltà. Abbiamo l'anello al centro fiammes per i principianti e tutti i vari percorsi sulla ferrovia Fiandre Raspine, Fiandre Loa, passo tre croci per le persone più esperte. Ora vi faccio vedere una chicca che si trova nei nostri boschi, il li brascion. Brascion nella lingua ampezzana significa albero. È stato creato dai ragazzi dell'Istituto Artistico di Cortina ed è un albero al cui interno ci sono dei libri che possono essere letti sulle panchine che trovate poi nei pressi del li brascion, dove potete anche lasciare i vostri libri, quindi un bellissimo scambio di cultura. Qui vi faccio vedere le nostre splendide montagne, abbiamo la Croda de Rancona, spostandoci abbiamo il Pomagagnon, Punta Fiammes, lì in fondo abbiamo il Faloria con dietro il gruppo del Sorapis. Fondo in fondo vediamo il cappello del Pelmo e dietro di me il Corsa. Amici di Passione Dolomiti, io ho finito il mio splendido allenamento, ora torno a casa, però ho l'occasione di andare sul nostro sito passionedolomiti.com. Trovate tantissime attività da poter fare nel periodo invernale e estivo. Trovate anche un sacco di strutture dove alloggiare se avete voglia di venire in montagna. Dateci un occhio, mi raccomando. Un bacio da Cortina. Ciao!